Thank you Buonasera, ben ritrovati. Eh, avete notato che la scorsa settimana abbiamo eh, rimandato un discorso riguardante eh, la ricerca, le sperimentazioni, questo discorso che continua a appassionare eh, un po' tutti noi rispetto alla ricerca eh, scientifica uti utilizzando gli animali. Quindi l'abbiamo rimandata perché c'era di nuovo stata un po' una problematica eh, sui eh, mass media e quindi abbiamo pensato di ricordarvi alcuni di quegli aspetti. Stasera parleremo di un altro tipo di ricerca, una ricerca molto concreta che riguarda eh, una delle nostre attività essenziali, quella di alimentarci. Poi possiamo pensare al mangiare, possiamo pensare al cibo, possiamo pensare a, a tutto un insieme di realtà che sono però collegate all'alimentazione, alimentazione che è una delle nostre diciamo, necessità basilari, dobbiamo respirare, dobbiamo bere, dobbiamo mangiare, dobbiamo alimentarci. E il concetto di alimentazione quindi ha un significato psicologicamente rilevantissimo, perché iniziamo così. Il eh, nostro ospite che tra poco vi presento partirà proprio con un'osservazione una che può sembrarci banale, però la nostra vita comincia con il respiro mm, e poi con il desiderio comunque dopo poco tempo di alimentarci. E lì parte una sorta di catena alimentare che si svilupperà per tutta la vita. Sappiamo bene, studiando gli aspetti psicosociali dell'alimentazione, che alimentarsi negli ultimi 50 anni è una diciamo, attività che è cambiata moltissimo. Io eh, che sono nato nel, nel secondo dopoguerra ricordo molto bene qual era diciamo così, la ritualità e eh, la dimensione dell'alimentazione e quindi eh, il cambiamento è direi epocale. Ma epocale dal punto di vista psicologico perché è un'evoluzione della nostra realtà psichica, ma anche di tipo sociale e vedremo pian piano sviluppando questa trasmissione che sarà un po' eh, come un puzzle, nel senso che cominceremo dal nostro ospite questa sera che si occupa in maniera particolare di che cos'è il contenuto della nostra alimentazione e poi passeremo a qualcuno che si occupa dei problemi legati all'alimentazione, ma anche delle caratteristiche dell'alimentazione. Quindi cominciamo subito. Vi presento il dottor Sergio Capaldo, che è un veterinario e eh, è il nostro ospite per la prima volta. Eh, io lo conosco da tempo, abbiamo già fatto insieme alcuni interventi che riguardano l'alimentazione, ma vorrei che vi descrivesse lui perché è, secondo me, molto in gamba e si autodescrive, cioè ci spiega come Sergio Capaldo diventa quello che vedremo essere in questa nostra trasmissione. A te Sergio, prego. Eh, buonasera a tutti, io ti ringrazio della presentazione, e, è un percorso che parte da, da fare il veterinario, ecco. di di campagna, perché ho avuto la fortuna, per me è stata una fortuna fare il veterinario, anche perché la persona che mi ha accompagnato, il dottor Locri, è ancora una di quelle vecchie figure che apprezzavano tutto di quello che succedeva, perché per a volte uno passa ma non vede, invece vedere e capire quello che succede, i cambiamenti della stagione, tutto quello che si sviluppa per me è stato una fortuna conoscere quindi cosa succedeva in agricoltura in campagna. Quindi inizio a fare il veterinario qua nella provincia di Cuneo a Fossano e nei dintorni e quindi la zona qua è ricca di occasioni per studiare la zootecnia ma anche vedere tutto quello che succede nel mondo dell'agricoltura. Dell da lì io ho sempre avuto passione, arrivo da una famiglia che è papà e mamma. Mi hanno abbastanza educato al cibo, e sono un fortunato nel senso di, di andare alla ricerca del cibo buono. Arrivo da quelle vecchie famiglie dove la nonna si cucinava tutte la domenica insieme, era un rito cucinare. Eh, questa eh, era l'alimentazione la que la que la come l'ho vissuta anch'io, proprio questa: le nonne, la zia di una certa età che rimaneva lì e prendeva le ricette e noi che avevamo la possibilità di assaggiare, quindi sì. <ride> il, il bocconcino di pane che ci veniva dato perché noi potessimo gustare questi, questo insieme di gusti, profumi. Insomma. E quindi abbiamo poi il rito della domenica con tutti i generi che si trovavano, si passava dal cibo alla politica, erano gli anni intensi sì. e fatto sta che poi dopo facendo il veterinario ho incominciato a cercare di capire veramente quello che succedeva ma contemporaneamente nasceva anche quella che combinazione io dato che ero un appassionato di cibo ho avuto la fortuna di iniziare anch'io l'avventura con slow food che ah, iniziava i primi passi quindi io che sinceramente il lavoro era importante, ma anche il dopolavoro ritengo che sia molto importante, mi sono dedicato a questa avventura gogliardica all'inizio, che era tra amici, che ci si ritrovava, con l'attenzione però di eh, capire che, quali erano i prodotti del, del nostro territorio, allora si dedicava molto al vino, però Carlo Petrini che è stato geniale nel capire sempre prima degli altri i cambiamenti, ha portato non eh, ha fatto quindi dall'arca, dai prodotti dell'arca che era questo progetto di salvare tutto quello che noi abbiamo come cultura, dei, dai, dai cibi alla trasformazione, a, a tante cose della nostra cultura che la globalizzazione cercava, rischiava di demolire, anzi e ha anche portato di anche, anche di disperdere, in un certo metterli senso. tutti su un'arca, un'arca del gusto certo. e quindi nasce dall'arcigola, diventiamo arca del gusto, slow food nasce perché nasce appunto quando lui fa la battuta, se apre un McDonald's qua in piazza di Spagna a Roma noi apriamo il contrario, un slow food. Quindi per me è stato naturale entrare in questa filosofia e accompagnare. All'inizio l'ho fatto per amicizia chiaramente ed è stato molto importante, poi quindi lanciare un grido d'allarme quando ho visto che mentre facevo il veterinario scompariva una realtà che era quella nostra contadina tipica, quella della stalla con la razza piemontese, la famiglia che viveva l'azienda agricola. Ma per via del risanamento di tanti motivi il momento storico era quello di portare tutti a mungere, quindi tutte trasformare, fare i risanamenti nelle stalle, tutti erano più furbi se passavano a mungere, il giro della moneta era molto più veloce perché se munge dopo 30 giorni c'erano i soldi, mentre invece se faccio nascere un vitello devo aspettare un anno. Quindi, tuttavia, era una serie di rischi collegati all'allevamento di Rischi stesso. era un fatto economico-culturale che, fortunatamente, a volte essere conservatori in questa zona ci ha portato a salvaguardare dalle vallate anche certe culture. Quindi inizio Slow Food mi, mi dà l'incarico di, di occuparmi di quelli che ha chiamato presidi, cioè di presidiare ad esempio un, un concetto di come poteva essere l'allevamento. Io ho scelto la Piemontese, ma la grande, che era riferito alla provincia di Cuno, sulla razza Piemontese era un presidio che come il Cappone di Morozzo, come tanti altri nel campo zootecnico, erano dei baluardi dove si dava... Proprio una visione globale da cosa mangiava l'animale, quindi abbiamo incominciato a dire sì, ma noi siamo quello che mangiamo, ma gli animali anche. E quindi lì primo eh già, passaggio. E questo è un grande, è un grande concetto. Sembra eh. Alcune delle cose che tu dici forse le diamo per scontate. scontate. Cioè, non era così. E quindi no. questo eh, discorso dell'arca io ci tenevo che tu lo sottolineassi perché è proprio stato come eh, diciamo l'arca la di Noè, cioè salvare. Sì, perché l'onda qualcosa... arrivava, ci voleva eh. un'arca che salvasse, e poi tanto ogni tanto ritorniamo, corsi e ricorsi nella vita. certo Giovanni Battista amico <ride> E quindi eh, io ho iniziato, continuando a fare la libera professione, però a eh, seguire e a creare il presidio sulla razza piemontese. La fortuna era che sono vissuto in una provincia bellissima, con grandi opportunità e anche degli allevatori che una volta mi hanno detto una cosa molto importante, che me la ricorderò sempre, una sera che io ero in vena di sgridare, che non facevano loro abbastanza e uno si alza e mi dice noi te però ti abbiamo creduto. E lì ho capito quanto volesse dire questo, perché loro certi passaggi non era facile accettarli, perché quando da noi si fa sempre una cosa si tende mai a cambiarla. E quindi cambiare, guardate il mondo del vino, la fatica che ha fatto a passare dai Barolo Boys, dai genitori che non potavano, ma era importante produrre tanto, a potare era un'eresia per i vecchi. E così è stato anche qua. Cambiare il modo di alimentare gli animali, eh, dare più spazio dentro un box, pensare che il benessere animale non è soltanto per gli animali, ma è per noi, per l'ambiente, che tutto ritorna. Sono concetti che sono culturali. E quindi ecco anche perché abbiamo poi costruito insieme a loro, che per me sono stati la mia grande fortuna le, le aziende agricole che conoscevo è stato quello di creare la cattedra del contadino, c'è cioè un punto sempre di aggiornamento e di studio perché la vita è un continuo evolversi, cambiare, studiare, crescere. E il rinnovamento mondo. passa attraverso una specificità che è la cultura. La cultura, la eh, questo... cultura dove non deve essere sfoggio di tecnicismi, certo. ma è di imparare con grande umiltà piccoli passi ma che fanno grandi differenze. Eh, direi che questo sta proprio, eh, spero, eh, a pennello per, con questa nostra iniziativa, questa trasmissione che ha cercato con molta umiltà di mettere un po' di cultura di tipo psicologico agganciata alle varie realtà. Quindi questa mh, mi pare che sia proprio una realtà di tipo psicosociale, cioè eh, quel concetto di Carlin Petrini su Food, che cosa vuol dire dal punto di vista psicosociale? È servito tantissimo perché ho avuto due grandi fortune. Una a Carlo Petrini che mi ha dato un, un, una spalla fondamentale per portare un progetto a, e, e mettere insieme degli elevatori, perché la cosa importante oggi più che mai è fare gruppo, stare insieme, non dividerci ma sapere includere, quindi creare in agricoltura un gruppo che si parlasse, che togliesse anche la figura, alcune figure come quella del mediatore o della bugia, del dire io non so, mi hanno detto basta, tu sei tutto tu l'hai detto, diciamo la verità, la grande rivoluzione oggi secondo me è essere normali e dire la verità. Quindi eh. Petrini eh, mi ha detto, ma, ma, ma dato quell'asset per, per partire e poi ho avuto l'altro risvolto grande nella mia vita che è stato chiaramente quando è nato il progetto Italy perché poi dovevo portarlo sul piano economico perché a chi mi credeva dovevo dare, dare una delle, risposta economica la possibilità di vivere diciamo così e non no, solo di, di, di cogitare cioè di cogitare, pensare, pensare, pensare eh, eh. i complimenti non fanno vivere eh. e, e, e quindi invece, qui è nato questa cosa è nato questo perché mh. il prezzo fisso una delle cose che abbiamo creato che è stata veramente una base mh. quello di garantire un prezzo fisso a chi lavora bene Dare delle regole, poche regole ma importanti, ma che facevano una grande differenza in questo mercato e garantire un prezzo fisso tutto l'anno. Questo è proprio una cosa che culturalmente nel mondo sono tutti molto stupiti, perché in agricoltura è una follia capire come i prezzi cambino ogni secondo. Ecco, questo adesso tutti noi siamo un pochino più informati, i servizi delle... De, de, delle tv più grandi ci fanno capire una serie di cose. E noi abbiamo però il compito, io credo, di vedere proprio la partenza di queste, di queste situazioni, conoscendo chi ha, ha messo le basi, ha, ha verificato la possibilità di fare tutto questo. Quindi, quella chiocciolina che tu hai lì sulla. Ecco, vuol dire ecco, un. Ecco, traducici un po' questo, questo Ma, termine. Slow, in effetti è una cosa che anche il mio collega Locori mi aveva insegnato. Quando hai fretta, Sergio, bel piano. Umberto. 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 Umberto, grande. Nostro, bello amico, stato... nostro amico fraterno, ah. eh, marito di una persona che appartiene a una famiglia che... E per me è stato questo, l'aspetto umano nella vita se non sappiamo legare Certo, lo salutiamo cose qua. entrambi, Umberto, facendo Umberto gli auguri stato... di insomma, di stare meglio, eh. Di stare meglio. Io ho avuto grazie a lui questa opportunità di quindi di interessarmi e capire meglio, perché poi ho fatto il veterinario per tutti. Mm, Mariuoli, bravi, non bravi. <ride> Mariuoli, per <ride> <ride> bricconi, <ride> bricconi. <ride> però mi è servito perché se non vedevo non avrei certo, capito. Certo, e anzi, certo. devo dire che proprio tornando da un viaggio in Canada dove ero andato a imparare a fare gli embrioni, sono tornato in Italia dicendo: Ma noi siamo amati. Il mio amico americano della carne, eh. forse devo rivederlo. E eh. quindi ho costruito il progetto della Granda su delle regole, sulla razza piemontese che ho capito che era veramente una delle più belle e migliori razze al mondo. Andava compresa e ci voleva un contorno giusto, che partisse quindi dalla genetica ma anche dall'alimentazione soprattutto, poi dal sesso dell'animale, che le femmine i castrati, c'è tutta una serie, alla cucina fino nel piatto. Quindi abbiamo costruito tutto un percorso. Allora sì che siamo diventati competitivi nel mondo e oggi... Beh, oggi essere stato presente, sono da Hong Kong eh, all'altra parte dell'America, dove la Piemontese, che loro chiamano Piedmontese, Pied non so perché non la chiamano Piemontese, ma Pied Benissimo, è stato un orgoglio che per anni ci siamo sempre parlati solo tra di noi qua in provincia. Invece saperla presentare nel piatto, perché al consumatore non puoi fargli tanti discorsi lunghi, quello che è, conta è il percepito. Il percepito che vuol dire l'attivazione delle proprie gustative, delle, della fase olfattiva, eccetera, eccetera, e anche di quella visiva che certo. è essenziale, perché noi mangiamo, lo vedremo ancora con tutte queste realtà, quindi con... E poi allora capire le caratteristiche, perché ogni razza ha una sua importanza, e ogni razza, come il piemontese si dice, ogni ussor sott'ambus, perché ho imparato il piemontese per fare il veterinario, per me è stato fondamentale, però è stato importante anche capire quale tipo di cucina accompagnava meglio la piemontese, perché con queste caratteristiche, che sono il contrario... Del, del Kobe giapponese, eh, noi abbiamo dedicato una cucina ad hoc e tramite questo le sue caratteristiche abbiamo anche capito a un certo punto come si esaltavano e non c'era bisogno di una cucina complicata. Io oggi divento matto a vedere i programmi di cucina che a volte sì. li trovo un po' diciamo un po' particolari, <ride> a volte un po' ridondanti, un po' ridondanti, pornografici sì. perché <ride> questo cibo che viene elaborato, per cui lo zucchino sta in piedi. Io mi sono sempre detto, io vorrei che mio figlio mangiasse un buon zucchino, anche se coricato. È però se coricato, non importa. Però, però so che quello zucchino non eh, è bionico, eh, ma è... A questo proposito, voi avete realizzato qualcosa di interessante. Sì, io no? partirei proprio sì. intanto spiegando che cos'è il cibo e dove nasce. Perché Benissimo. la nostra storia dell'uomo nasce nell'ultima parte di quello che conosciamo del nostro pianeta, 7 milioni, 10 milioni di anni fa sono niente, rispetto ai 3 miliardi quando sempre sono vissuti funghi, batteri e, cioè, e, altre, e altre cose. E altre cose che non erano i pluricellulari come eh. noi. Ecco, allora io Se chiederei al vedere... nostro regista Mariano di mandare quel filmato che vediamo insieme. Guardate con attenzione perché è molto interessante, credo. Eccoci qua, abbiamo visto il filmato e adesso chiediamo a Sergio Capaldo qualche precisazione. Ma in tutti questi anni alla fine cosa che ho compreso? Che noi partiamo sempre dal fondo, no? Partiamo dalla macelleria, partiamo dal banco del panettiere, sì, ma il cibo nasce prima. E noi quello che abbiamo di più importante, ed è importante proprio sottolinearlo, è la biodiversità che sta nella terra. Quello che ha generato l'uomo, la vita e tutto è quella biodiversità che oggi incominciamo a parlarne, ma è da un po' che ci interessiamo, è quel secondo cervello che si deve alimentare di quella biodiversità che sta nella Terra. Quindi è troppo importante, adesso si scopre quanto il cervello... Sì, quanto noi il ne abbiamo alimentare. parlato già da qualche Eo, anno, senti... però è molto importante capire perché... Tra virgolette. È così importante la biodiversità eh, per quel cervello. Perché è proprio dalla qualità del cibo, che allora la qualità del cibo non è far diventare l'insalata grande così o mangiare soltanto le cose che stupiscono, ma è capire questo micromondo che noi dobbiamo ritornare ad alimentare, quindi non creare un'agricoltura assettica dove mettiamo concime sintetico, ma le tecniche agronomiche. Eh, Tante cose possono cambiare l'ambiente e poi vedrete: abbiamo delle cartelle che dimostrano come l'agricoltura può cambiare l'impatto ambientale completamente. Ci sono tanti dati, anche che ultimamente sono più fake news che reali. Però vediamo: quindi, ho dimostrato che cambiando il modo di fare agricoltura cambiava completamente la qualità del cibo, dall'insalata alla carne, il latte, le uova e il pane. E la Granda è un modello che ha cercato di riprodurre un modo virtuoso di produrre cibo. Nella razza piemontese io ho fatto un po' una sintesi di quello che è il mondo nostro, perché per me dietro questo lavoro c'è il sociale, perché riprodurre sul nostro territorio l'azienda agricola con la linea Vacca Vitello dove c'è una famiglia che vive e che crea una vera economia, perché noi guardiamo sempre le cose grandi, ma sono le gocce che fanno il mare e questo territorio che ha bisogno di vivere e se non c'è l'uomo, non vive perché è l'uomo che fa il paesaggio. Il paesaggio non è la natura che da sola si dipinge, è il lavoro quotidiano dell'uomo. Le nostre vallate erano molto più curate una volta di oggi. Perché erano vissute. vissute. E, ed era completamente diverso. Questo è il professor Cavallero, Andrea Cavallero, che ringrazierò sempre perché è un altro maestro di vita mm. enorme per me. Perché che cosa mi ha spiegato? Che non tutti i prati sono uguali, non basta che siano verdi. Perché se noi cambiamo la qualità dei prati e dei pascoli, noi abbiamo, tratteniamo la CO2. Mm. Perché se lasciamo fare a sé la natura noi abbiamo il buco dell'ozono se invece lavoriamo la terra in un certo modo se facciamo crescere delle varietà di erbe che trattengono la CO2 difatti vedrete delle tabelle che anche Indaco ci ha analizzati noi possiamo cambiare ma tanto sull'ambiente quindi non è come si dice è sempre l'uomo un po' come la polvere da sparo dipende come usiamo non possiamo certo. fare a meno dell'agricoltura e della zootecnia impariamo a usarla bene certo. e questo è uno dei grandi, delle grandi sfide dell'umanità Umanità, no? forse paragonabile anche per le proporzioni di oggi, cioè siamo 7 miliardi e mezzo di persone quindi voglio dire, è vero che eh, la fame eh, non è più un problema eh, in, non affrontabile, si affronta, però dobbiamo veramente eh, avviare questo tipo di percorso, anche perché potrebbe essere la grande rivoluzione che c'è stata tra i raccoglitori cacciatori e gli allevatori agricoltori. Noi dobbiamo probabilmente in questa epoca di antropocene... No? In cui l'uomo è veramente al centro e ha una grande responsabilità, dobbiamo riper, ripercorrere in un certo modo il nostro, eh, il nostro modo di alimentarci, perché è questa catena alimentare che crea una serie di problemi. Io mi ricordo quando c'è stato un periodo, quando siamo andati sulla Luna, no? i primi certo. viaggi della Luna, sembrava che fanno. saremmo tutti diventati degli automi che mangiavano la pillola come gli astronauti, oggi invece portiamo il parmigiano, perché abbiamo scoperto che. Certo se le possono tenere gli americani le pillole per mangiare cioè. ma una sana cultura europea e infatti <ride> mi pare che la Cristoforetti <ride> abbia mangiato le lasagne esatto <ride> lasagne quando ha vinto la... io sono molto orgoglioso di aver preparato tutta la cambusa di... del nostro grande navigatore che ha vinto la, la famosa transoceanica perché eh, soldini. avevamo soldini sì. perché gli avevamo preparato tutto dalla carne tutto li ho filizzato per rendere più leggera la barca però ha vinto ha fatto il record esatto. e gli abbiamo dato tutto noi ecco. ecco benissimo allora vedi abbiamo scoperto questa cosa quindi il grande sì, soldini sì. si è alimentato con la grande. Assolutamente. Beh, vi aspetto tra poco dopo la pubblicità non cambiate canale perché poi arriveranno altri ospiti e continueremo questo discorso a dopo